La SD Artistica Brescia nasce nel 2004, la società inizia con il settore maschile per poi attivare anche il gruppo femminile e i corsi di base. Ad oggi sono all'incirca 600 i ragazzi che partecipano a corsi di base pre-agonisti e agonisti. I gruppi maschili e femminili si allenano separatamente visto che gli uomini hanno 6 attrezzi mentre le donne 4. Così i gruppi del maschile, oltre al corpo libero, imparano l'uso del cavallo con maniglie, del volteggio, della sbarra, degli anelli e delle parallele. Le donne invece si cimentano con corpo libero, trave, parallele asimmetriche e volteggio. Esther Puletti è la presidente della società, non è un ex atleta, ma la sua passione per questo sport è tanta. Mi sono fidanzata con un marito che era un ginnasta, un agonista, dove appunto io da ragazzina lo vedevo fare le gare e seguivo un po' i suoi allenamenti. Poi abbiamo avuto un figlio, Pietro, e lui era proprio un talento, era molto portato, poi abituato insomma con mamma e papà in palestra, è diventato 3 volte campione nazionale di ginnastica artistica. Laura Bassi è l'allenatrice del gruppo femminile agoniste. Allora, le più piccoline hanno 7 anni, quindi il bambino del 2004, e le più grandi ormai sono del 96. A primi di dicembre invece gare nazionali, qui speriamo di arrivare. Tullio Bani è il direttore sportivo della società, ma anche l'allenatore del gruppo maschile agonisti. Alleno sia i ragazzi junior che gli allievi piccoli, bravi ragazzi che si allenano 3-4 volte a settimana, quindi questo è già un sintomo della loro voglia di fare. Ho fatto la Serie B per la prima volta, in Serie C con i ragazzini piccoli, ci siamo qualificati per i campionati italiani e gli allievi anche avranno appunto la finale dei campionati nazionali il 3-4 dicembre, mentre i più grandi faranno la finale specialità e categoria sabato e domenica prossimi. La ginnastica è come altri uno sport di sacrificio, lavorare duramente e imparare attraverso un'educazione molto rigida. L'atleta, allora ci sono due filosofie, noi cerchiamo che i nostri bambini abbiano una vita sociale, che frequentino una scuola pubblica o privata, comunque una scuola normale, che possano fare comunque una vita normale, perciò i nostri agonisti si allenano lunedì, mercoledì, venerdì e sabato e fanno 3 ore ogni volta. E hanno la possibilità appunto di avere la scuola al mattino, di prepararsi bene, che è la cosa più importante, e poi questi allenamenti qua. È impegnativo perché la ginnastica è uno sport impegnativo dove ci vuole molta pazienza, perché magari devi ripetere un sacco di volte lo stesso esercizio per riuscirlo a fare bene. E ci vuole una grossa concentrazione anche per fare gli esercizi, perché altrimenti ti fai male, perciò devi essere molto concentrato e devi essere consapevole proprio del corpo, del tuo proprio corpo, dei movimenti. Per noi la cosa importante è che loro studino, e quando studino poi che facciano bene la ginnastica. La cosa secondo me importante è che il bambino a livello tecnico faccia movimento. La ginnastica è uno sport completo dove muovi tutta la muscolatura, perciò la parte inferiore e la parte superiore, e quando sono un po' grandicelli che stiano in palestra e magari non in giro oppure non davanti a un computer, devi mantenere e conservare la tua salute per riuscire a fare bene la ginnastica, e dato che la ginnastica è una passione loro lo fanno, perciò vuol dire che quando sono grandicelli non fumare, non andare in giro, non alzarsi, non andare a letto tardi e magari non andare in motorino perché se cadi ti fai male, e perciò in qualche modo ti devi mantenere bene. I protagonisti sono i giovani atleti, piccoli uomini e piccole donne pronti a raggiungere importanti traguardi. Alessia, 13 anni, da quanto fai ginnastica artistica? 6 anni. Cosa ti piace di questo sport? Sono in Serie B comunque, cioè il primo anno. Vabbè, sono soddisfatta. Le nazionali di Serie B, sarei felice. Adesso sono passato ai nazionali. E mi piace, piacciono il corpo libero e le parallele. Gli atleti della SD Artistica Brescia hanno la ginnastica nel cuore. Affrontano la loro passione con determinazione e costanza. Il risultato migliore sta nell'educazione che apprendono, vincere sul tappeto, ma soprattutto nella vita.